problemi per il 14 di Gin. Partiti dall'esterno Gemola Trio e Gilan dei Greppi che partono forte. Lungo la corda c'è Golden Gil Uerl con Gemola Trio che va al comando, Gilan dei Greppi che spinge e passa, le posizioni che si vanno formando con la rottura di Lu Girasole Trio, al comando c'è Gilan dei Greppi nei confronti di Gemola Trio. Poi terzo in corda il numero 2 Golden Gil R che sposta, Golden Gil che va all'esterno, Gilan dei Greppi al comando. I primi 400 di gara è 27.9 con l'avanzata esterna di Golden Gil R con battistrada Gilan dei Greppi che cerca di rallentare. Poi Gemola Trio è sempre lì sotto, avanza anche Gulliver Griff, 643.4 e Golden Gil che va su Gilan dei Greppi. La corsa sui 2004, mancano ancora due giri, sfila il numero 2 Golden Gil R lasciando scoperto il numero 16 Gulliver Griff. Cavalli dopo 800 metri passati in un veloce 58.6, la schiena di Gulliver Griff presa da Fico Capjet, qualche problema a trovare la linea giusta perché Gemola Trio allarga un po'. Adesso c'è il turno di Gulliver Griff a passare, cavalli che sono al chilometro, passati in 14.9 con il numero 16 Gulliver Griff e battistrada Fico Capjet che viaggia al largo della retrovice, la fiondata di Fuoco Daimar. Fuoco Daimar cerca di rifare il gruppo, va a sospingere Fico Capjet che adesso cerca di anticipare Fuoco Daimar che però insiste al largo. Battistrada è sempre Gulliver Griff quando i cavalli sono al chilometro dall'arrivo, con Fuoco Daimar che ha girato Fico Capjet e si pone ai fianchi di Gulliver Griff, 15.8 sulla curva, Gulliver Griff e Fuoco Daimar alle prese. Sotto le tribune per il penultimo passaggio, al comando c'è Gulliver, Fuoco Daimar che ha speso ma lo ha agguantato, su lungo la corda Golden Gil R, poi Fico Capjet che deve essere sempre richiesto su questa curva, in corda anche Gilan dei Greppi, in corda anche Gemola Trio, poi Fort Lauderdale, Impressive Ok, un parziale in 15.9, Fuoco Daimar mette a dura prova Gulliver Griff che per ora reagisce. Sulla retta opposta alle tribune, Fuoco Daimar, Gulliver Griff alle pese, Golden Gil R lì sotto, Fico Capjet che accorcia ultimamente, Fuoco Daimar che dà un 14.8 a Gulliver Griff che per ora sembra mettere la testa davanti, poi c'è Golden Gil R che vorrebbe andare di fuori ma ha problemi di camminata, poi Fico Capjet così come dall'inizio, con Fuoco Daimar che continua a sparare bordate, Gulliver Griff che comunque per ora un po' reagisce, si libera Golden Gil R con Fuoco Daimar che è passato da Gulliver Griff che è stanchissimo, all'esterno avanza Kio Capjet ma Fuoco Daimar sui 2004 non è una partita e va a vincere nel secondo il numero 2 di Golden Gil R, per il terzo posto è il numero 16 di Gulliver Griff. 1:16.5, 2400 metri, Fuoco Daimar ha solo bisogno di far valere i muscoli, sempre richiesto da Marco Pettinari che lo interpreta come si deve perché Fuoco Daimar più è lunga più è meglio. 13:2:16, questo è il responso numerico, mentre per il quarto posto dovrebbe essere il numero 12 di Impressive Ok, la vittoria per Fuoco Daimar.